tutti raga, sono Dedriano99 e sono qui quest'oggi per nella seconda puntata di Space... Nella seconda puntata di Spacecraft, dove stiamo con... Con Dark Fusion, Dario99 costui e Scooper, fate un saluto! Allora, siamo qua per continuare la nostra serie in survival. Però prima voglio farvi vedere qualche... Vabbè, ve lo faccio vedere in sopravvivenza. Ho aggiunto due pianeti, costruendoli naturalmente col World Edit. Ossia, quello là che vedete là in fondo, che sarebbe Mercurio. E un altro che faccio, slash warp Saturno. Che sarebbe questo qua, che vabbè, da là si vede il coso. Che sarebbe apparentemente di sabbia, ma in realtà sotto c'è la roccia, la sabbia delle anime. Come vedete, solamente una copertura. E qua, vabbè, c'è l'anello, eccetera. Mariano, mi dici una cosa? Che cosa? A che serve Saturno? Saturno, per avere i materiali. Allora, questo qua è il coso... Però... Sarebbe Mercurio, in teoria. Quello è il punto dove ci si spawna. Questa è la ghiaia, qua anche ricoperte... Questo invece, Venere non sta, ma la prossima volta costruiremo Nettuno e Giove. Allora, questo qua come vedete sta dove potete prendere, dove si può prendere la lava, la pietra luce, eccetera. Adesso ritorniamo. Mercurio, vediamo se riesce a mettere la mia muraglia. Sì, l'ho vista dalla tua muraglia. Allora, adesso cominciamo. Perché mi sono già troppo dilungato. Togliamoci la game mod e via. Allora, qua ho spianato un bel po', per dire che io ho spianato, mi ha aiutato Dark Fusion. Mi ha aiutato molto Dark Fusion. E mi sono rubato tutta la sua pietra. LOL, si è rubato la mia pietra. Ha scavato e si è preso pure la pietra. Mannaggia, mannaggia. Allora. Il fatto dei lavori. Come il fatto dei lavori? Continuiamo ancora un po' a distruggere. Quanto di scooper? C'è qua nella terra? Chi ha nella terra il mio? Io. La vuoi dare? No. Io ho dato solo. Sei perfido, malefico e basta. Non puoi, non sei più operatore. Mi dispiace. A proposito, ci sarà la... Oggi probabilmente facciamo l'isola dei barboni PvP. E mi dispiace, lo dovete fare comunque. Tanto ci sono 5 round ogni coso. Vabbè. Guarda che ZPM Powerade, buonissimo Powerade. Dark Fusion sarebbe una bella sfida. Ok, hanno dovuto bere l'acqua. Adesso dobbiamo cercare un modo per uccidere la pecora senza... Ce le abbiamo le cesoie? No, vaffanculo. Facciamoci le cesoie. Te le posso dare? Vabbè, no, me le faccio io. Ok, fatto le cesoie. Fatto? Cioè, per fare le cesoie ci vogliono un paio di forbici arrotondate. Allora. Che figata, mi ha dato 2 di lana. Vabbè, me ne tengo da parte, così poi mi faccio. Allora, prendiamoci il piccone. Scaviamo ancora un pochettino. Adriano, non ho mai dato ancora la 15 cobblestone. E io lo sto ancora aspettando. E aspetterei all'infinito. A meno che non vieni alla mia isola. A meno che non vieni nella mia isola e mi spacchi il pietrisco che sta sotto l'erba. Non te l'ho mica tolto io. Dai, che abbiamo quasi finito, quasi finito, quasi finito, quasi finito.
Allora, direi che siamo per i miei video, mi hanno richiesto numerose volte il copyright, tra cui anche la prima puntata di Spacecraft per la musica di Super Mario Galaxy. Sono a un conto di 5 avvisi di copyright per le musiche. Speriamo che non lo violo anche questa volta, tra cui anche Skyfall. Allora, vediamo che cosa devo fare. Prendiamoci l'ascia e prendiamoci. Quelli li prendo dopo. Ok, Dario. Ah, a proposito, voglio andare prima a prendere le casse. Qua avevo messo l'altra volta l'acqua. Attenzione, che sennò perdo tutto. Mi prende la cella. No. Sì, non sono caduto. Prendiamo tutte le belle ben di Dio che io ho messo qua dentro. E ma va. Oddio, perché? Prendiamo il faro, questo, l'incudine, ok. Questo siamo costretti a romperlo così. Dario. Marietto. Perché? Oddio. Fusion ha messo il suo libro. Allora, leggiamo il libro di Fusion. Sì, no, sto leggendo il libro di Fusion. Allora, questa è la storia di Herobrine. Lui è il fratello di Notch, che però è morto, quindi lui ha maledetto senza neanche una virgola. Ma ha maledetto il suo gioco, quindi nelle versioni alfa e beta si è messo a spaventare i giocatori. Però un ragazzo non si è preso paura, perché la paura naturalmente si prende, te la porti a spasso, sotto braccio, ogni giorno, e te la porti anche a scuola. E va su Minecraft Italia e scrisse: ho comprato il premium e ho creato un mondo e ho fatto le cose basilari, cioè prendere legna e ammazzato dei maiale, i murtacci, l'italiano. E ho ammazzato dei maiale. Poi ho visto una sagoma da lontano, ma visto che ho un computer non potente, ho dovuto mettere la nebbia al massimo. E credevo il che era una mucca. Come cazzo scrivi? Era una mucca, invece era un altro giocate con la skin con la skin di The Fall, ma con gli occhi bianchi. Poi scusa, però hai chiuso le virgolette, ma non le hai mai aperte. Vabbè, poi si rimise a giocare. Ecco l'accento, dopo 5 minuti il suo post era scomparso, il suo topic. Comunque, mi è arrivata la notifica da Pooh, quindi era scomparso. Un ragazzo di nome Herobrine scrisse stop, solo che nella versione dopo non lo trovo mai più. Una storia davvero appassionante, ma così tanto appassionante che mi viene voglia di fare slash warp nether isola, che poi sarebbe... No, veramente, io quello ho letto. Adesso lo butto nella lava di Mercurio. Ecco qua, è la fine. Ok, smetto. Allora, depositiamo tutto nella cesta per far sì che... Stai zitto, volevo farti fare brutta figura su YouTube. No, scherzo. Allora, io? Perché? No, dai, io faccio il nuovo.
Allora, prendiamo l'alberello, che non so come mai si trova qui. Interessante. Eventi paranormali, alberelli che non si prendono. E vaffanculo! Allora, abbiamo preso le casse, Io sto sempre... Dario, togliti le vocine elettroniche! Ce le hai invece! Ce le hai! Sembra che non ce le hai, ma ce le hai! Ok, facciamoci il lettino. Io ho uno di lana, se ti può servire te lo do. Io ne ho uno. Ma facciamo come l'Arlecchino, che ogni persona gli dà un pezzetto del vestito e poi alla fine riesce a farsi un vestito più bello di tutti. Sì. Lo vuoi questo fottutissimo blocco di lana? Sì. Allora vieni. Quale? Ma muori, figlio di Satana! Mamma, sono molto più forte. Mi dai questo pezzo di là. Fatto. Allora. Ho due di là, non mi serve, muori, tutto mi dà un morto. No, porca zozza! No, non mi interessa adesso. Ma sto cazzo, me. Muori. Allora, tralallerola. Allora, ingrandiamo la nostra bella isoletta. Con solamente uno di un blocco. Ok. Sacchete. No, mi deletta. Poi vediamo se ho trovato qualche materiale bello nella cesta. No! Ma quando mai poteva avrei potuto mettere dei materiali figi nella cesta? Quando mai? Adesso sei mio. Che cosa vuol dire? Che cosa? Dax mi ha pagato un gold, quindi io sono scritto vendo da 0,92 a un gold. E mi sta comprando, signora. Oh mio Dio, voi due siete due malati. Adriano ti fa male? Là no, no, quello che dice. Slash Veaterson e boh. Allora, cominciamo a costruirci la casetta. Ok, dammi 10 di legno e ti do la lana. E la lana, uno e tra la lero lalla la lalla la la. Ma muori, figlio di Satana. Allora vediamo. Prendiamo l'altra legna nella cesta. Tacchete. Non sono Luke 43. Tacchete. Non lo puoi chiccare, Dario, non sei operatore. No, chicco da Ah, quindi
Sì, però non è giusto che Scooper deve cadere fuori dal mondo e poi gli vuole il risarcimento. Ma vogliamo tutti il risarcimento, Scoop. Scoop scupino, scupetta, scoppare. Scooper, scopa, Scooper, scopa, Scooper, scopa, Scooper, scopa. Io me lo sono già craftato. Sfigato totale. Adesso mi finisco di fare la casa e poi stop il video, basta. Però perché sennò diventa troppo noioso. Per quanto sia già noioso. Tu... Ma che tempismo proprio, incredibile. Porca zozza, stavo per cadere! Taglia le orecchie! Perché le orecchie? Spacchiamo questo merdoso letto. Ok, prendiamolo. Spacchiamo queste merdose colonne. Certo che Scooper non si può essere più imbranati di così. Non si può, non è possibile. Allora sei un cretino, sei stato squalificato, giusto? Ti squalifichi? Sfigato. Lo sapete che le pecore possono prendere il drop degli altri quando tu lo butti e si costruiscono la casa? Ok, questa era una cavolata. Questo ce lo teniamo, questo lo mettiamo qui. Ah, lol. Ma guarda, ma io sono convinto che le pecore lo sanno fare meglio di Scooper. Allora, ragazzi, ce l'avete tutti un letto? Sì. No, mi sono altri. Tu non ce l'hai e fatelo. Prenditi quello che mi sono. Non mi preoccupare. Non c'è la mano. Non so prendere la letta. Allora muoviti. Allora, mettiamoci qua. Cosa? Mi sto facendo la camera da letto. La cameretta. Allora, andiamo a vedere, io qua ho finito, mi crafto la porta e basta. Ecco qua, aspettate. Ok, allora ragazzi, questa qui è la mia casetta merdosa di Capobastone, una bugia. E andiamo a vedere le isole degli altri, / warp isola Dario. / warp isola Dario. / warp isola Dario. Finalmente, Gesù Cristo. Allora, questa è l'isola di Dario. Naturalmente lui fa sempre tutto in grande. Ha pure fatto il ponte gigante. Qua tutto super mega gigante. Ha fatto il super castello Dario. Baffanculo Dario. Si è fatto la casa mega gigante per essere mamori. / warp isola. Isola Dark era. Ok. Questa è l'isola di Dark Fusion, che si è fatto la piantagione di grano. Che è il ponte collegato che collega il mio. Questo qua, quella è la mia isola. E tutto questo il resto. Adesso andiamo / warp isola. / warp isola Scooper. Ecco qua. Che Scooper si è ritirato, quindi possiamo prendere tutti i tuoi oggetti? No, gli oggetti sono da non andare. Allora, però Scooper, devi venire a togliere il cartello dai container, dalla cassa. Perché? Perché sennò noi non possiamo prendere ciò che sta nella cesta. Ma non fa niente, ora si può andare. Prima, visto che si rompe, levano.
No, anche se sono OP non la posso togliere. Allora, adesso andiamo qua, slash warp, slash F home. Ragazzi, avete tutti un letto? Sì, Mario, devi lasciare un po' di ruba, sennò non capisco fare la... Avete tutti un letto? Dark Fusion, non prendere niente. Mario, lascia un po' di ruba. Dark Fusion, ridammi quello che ti sei preso. Mi sono preso anche il fisco. E riprendi, ridammelo. Dark, mi ridai quella fottutissima pietrisco? Sì, vieni da me. Non ti prendi i miei mattoni. Sì. Ecco, io sto dormendo. Adesso una... Sì, un attimo, mi riprendo il pietrisco da coso fatto. Ok, ragazzi, dormite tutti. Dormite tutti. Scooper, allora tu vattene un attimo dal server, ok? No, Dario, non sono il server a casa. Come no? Oh, ma dobbiamo andare per uno Scooper dalla chiamata. Sì, un attimo, Fusion, tu hai letto. Sì, ho dormito, abbiamo fatto. Allora, mettetevi a dormire, ok. Quindi, ciao a tutti da Deviano99 e alla prossima con il terzo episodio di Spacecraft. Questo è il secondo e la prossima volta c'è il terzo. Quindi, ciao a tutti da Deviano99.